A fine mese Sicilia e Sardegna potrebbero dire addio alla zona bianca, già prima dell'inizio di settembre all'aumento dell'indice di trasmissibilità del Covid-RT causerebbe il ritorno alle restrizioni da area gialla nelle nostre isole. Avanzano infatti i contagi provocati dalla variante Delta ex indiana del coronavirus e salgono i ricoveri ospedalieri, con tassi di occupazione nei reparti di rianimazione che crescono in tutto il paese. Solo due esempi: in una settimana nel Lazio il livello è passato dal 3,7% al 6% e in Liguria dal 2,8% al 7%. Il parametro dei 50 positivi su 100.000 abitanti risulta già sfiorato da 14 regioni su 21. Prima del nuovo decreto sarebbe stato sufficiente trascorrere due settimane in questa situazione per far scattare la zona gialla, ma sono salve grazie alla situazione nei nosocomi pressoché sotto controllo. Da oggi poi scatta l'accesso in mensa solo con il Green Pass. Le sanzioni per il consumo al tavolo al chiuso per ristoratori e clienti vanno da 400 a 1000 euro in mancanza del certificato verde. Nell'incertezza su chi debba controllare, molte aziende, per non avere problemi, potrebbero chiudere le mense, mettendo a rischio il futuro di 20.000 lavoratori, già provati duramente da smart working e cassa integrazione, con un crollo drammatico del 60% di fatturato. Un altro colpo per l'occupazione femminile, considerato che il settore è soprattutto in rosa.